Lui è Filippo ed è una, possiamo definirlo una sorta di drone sottomarino? Sì, drone sottomarino subacqueo, il cui obiettivo è quello di ispezionare e fare scandaglio di bassi fondali in realtà. È stato progettato per raggiungere profondità di circa 50 metri e svolgere compiti in maniera completamente autonoma. Gli viene assegnata la missione prima di mandarlo sott'acqua e una volta sott'acqua indipendentemente svolge il compito assegnato. Si parla di robot autonomi perché quando si affronta l'ambiente sottomarino si perdono comunicazioni come radio o wifi e quindi è costretto, soprattutto per missioni che durano lunghi periodi, quindi dalle ore, dalle 2 alle 4, a fare tutto da solo. Per questo sfrutta della sensoristica a bordo di tipo acustico, quindi con onde sonore lui riesce a mappare l'ambiente che ha intorno e a capire la posizione e la velocità a cui sta navigando. Nasce. Cosa può essere utilizzato? Allora, i principali settori di utilizzo sono in campo archeologico per la sorveglianza di siti subacquei oppure in campo ambientale per monitoraggio costa.